ci sono indicazioni particolari dalla strada del mare per arrivare al Museo dell'Oliva, solo i cartelli per VUS. Avvicinandosi però al paese, cominciano a comparire delle tabelline e diventa molto più facile raggiungerlo. L'albero, di più di 3.000 anni di età, si riconosce subito e con i suoi 8,5 metri di circonferenza non passa inosservato. In segno di rispetto proprio da questo ulivo monumentale, sono stati presi i rametti per incoronare i vincitori delle Olimpiadi di Atene del 2004. Intorno all'albero è stato allestito un piccolo museo, con entrata libera, dove sono esposti gli attrezzi fondamentali impiegati in tutte le fasi della coltivazione, della raccolta e della lavorazione delle olive, fino ad arrivare alla produzione dell'olio e alla sua conservazione. Il tutto è ampiamente spiegato anche in inglese. Conclusione, non si tratta di un posto da non perdere, ma per me merita un'oretta per conoscere un aspetto della cultura locale, dal momento che la produzione dell'olio è fin dall'antichità una delle attività più importanti nella vita di Creta. Per chi fosse interessato, all'interno del bar del museo si possono acquistare libri sull'argomento e prodotti locali.